Un importante evento qui a Sanremo, al Teatro del Casinò, radunati tutti gli arbitri d'Italia. L'importanza di questo evento per l'apertura dell'anno sportivo? Diciamo che questa è una delle riunioni più importanti, perché è la riunione di tutti i presidenti di sezione a livello nazionale, 209 sezioni più 19 comitati regionali più il Trentino Alto Adige, e di tutti gli organi tecnici. È un momento tecnico dove si completa l'illustrazione delle nuove normative regolamentari, è un momento di incontro, di confronto e di crescita. Lo riteniamo veramente una cosa importantissima, che ormai prosegue da 11 anni, e ogni anno ci richiamo in località diverse per cercare anche di far capire a quelli che seguono il calcio quanto sia importante e complessa la macchina arbitrale. Molti sono i ragazzi che si avvicinano allo sport, ma anche al mondo arbitrale. Che cosa può rappresentare appunto questa scelta per un giovane ragazzo? Ma diciamo che è una scelta di vita, perché è un ambiente dove si parla di regole, di cultura, dove si cresce seguendo gli esempi positivi e dove si cerca di crescere anche a livello tecnico e applicativo le regole al mondo del calcio. È un'occasione unica, perché inizi da giovane a metterti non solo in evidenza, ma anche in relazione a te stesso, per vedere quanto sei capace a raggiungere gli obiettivi. È un'attività che si conclude nel campo, ma non si conclude nell'associazione, perché ci puoi stare fino a che tu vuoi. E inizieranno anche i corsi da arbitro fra poco, quindi anche un'occasione per presentarli a livello nazionale. Sì, i corsi li facciamo con cadenza annuale. Anche quest'anno inizieranno i corsi il primo di settembre, il primo di ottobre, e si completeranno le iscrizioni il 30 novembre. Speriamo che anche questa volta ci siano tante iscrizioni. Normalmente non scendiamo mai sotto le 5.000, quest'anno ci vogliamo superare.